Io mi chiamo Teresa Lapis, vi vengo dalla provincia di Venezia, insegno diritto nelle scuole e università e cerco di insegnare ai ragazzi qualcosa, ma sono tutti disinformati. Ho fatto quest'anno un corso nelle mie classi tutto su diritto all'acqua e soprattutto cosa serve avere una pretesa esigibile dell'acqua. Ma non è un problema soltanto dei ragazzi. Ecco, io vorrei dire, vorrei rispondere alla prima domanda dell'avvocato che ha detto perché Legambiente deve occuparsi di denunciare. Perché Legambiente diventa uno spazio pubblico, tra pubblico e privato, molto più rappresentativo degli spazi che sono istituzionalmente atti per rappresentare l'esigenza della gente. Il problema è, non è tanto gli istituti che abbiamo citato, perché sono interpretazioni distorte quelle che sono avvenute, perché quando noi abbiamo parlato della legge dall'80, cosa è successo dall'83 al 93, non ci siamo dimenticati forse di dire che la prima legge che ha istituito, che ha espresso e previsto l'abuso edilizio è dell'85, nel 1985 tutti gli alberghi di Jesolo, 14 km, erano tutti vigneti. Allora, voglio dire, se noi nell'85, al di là che la legge del 42, abbiamo cominciato a pensare che cosa potesse essere denunciato rispetto alla ricchezza e alla rendita, vuol dire che dall'85 ci poniamo il problema della proprietà come rendita e non come cosa. Il problema è che il nostro sistema giuridico è corrotto e non sono, secondo me, poveri i corrotti contaminati da questi operatori terrieri che sono due o tre cattivi, delinquenti che vanno a infiltrare il seme della illegalità, perché è un sistema che attraverso forme legali esprime contenuti illegali, perché un uomo pubblico, un partito che sono associazioni private, devono perseguire l'interesse pubblico, molto più quasi che l'associazione Legambiente che di fatto se ne occupa. Quindi noi non possiamo, secondo me, non porci il problema come fare il controllo dal basso. Il controllo dal basso passa attraverso queste cose, le denunce però devono passare attraverso l'informazione. Si è prima accennato alla questione della proprietà e del diritto di proprietà e del diritto di costruire, che si chiama superficie, è l'istituto della superficie. Io ricordo quando lavoravo con Legambiente i primi anni, non soltanto universitari, ma anche negli anni 80-85, quando lo Stato ha cominciato a far riscattare tutte le case popolari e quindi a fare in modo che i proprietà superficiali, che erano le proprietà delle case, si acquistassero anche i terreni che erano invece dei comuni, perché si stava preparando, e lo si sapeva, la differenza tra la tassa sul terreno e la tassa di proprietà e la tassa sulla casa. Questa era già in itinere. Allora, sapere la differenza, e non si studia più, qualche cos'è il diritto di proprietà ai sensi del terzo libro, nello stesso libro si parla del diritto di costruire, oggi, vuol dire riappropriarsi di un dibattito di conflitto che negli anni 70-77, con la legge Bucalossi, ha riempito le piazze tra il diritto di costruire come un privilegio del costruttore, perché lui è proprietario del cittadino, di fare tesi, si diceva, e non una concessione in un sistema complesso, perché il nostro articolo della Costituzione dice che la proprietà deve avere una funzione sociale, quindi è limitata a esprimere quella cosa. Questo è la Costituzione che lo legge, basterebbe che i nostri ragazzi, e non solo i ragazzi, avessero letto la Costituzione oltre che l'articolo 9. Ecco, io voglio dire, soltanto ieri in un contesto universitario io mi sono permessa di esprimere questa piccola cosa del fatto che dovremmo ritornare a scindere la proprietà del territorio con la proprietà della costruzione, perché la proprietà della costruzione potrebbe implicare la garanzia garantita a tutti di una casa, a prescindere della tassa sopra e della tassa sotto. Cosa che ho potuto solo accennare, che ricordo era prodotto di Lotte, che non è stata considerata rilevante in un contesto dove si parlava di diritto alla casa, proprio di quella casa per la quale i comuni negli anni 60 hanno costruito le situazioni popolari, dando in superficie per dare le case a chi se le poteva pagare come affitto e non come proprietà. Ecco, volevo soltanto dire questo, che informazione è importante. La corruzione è importante, ma anche è importante, secondo me, sapere che gli intermediari
italiani, questi operatori del territorio che si chiamano partiti nel nostro sistema e che costruiscono i nostri governi locali, non sono più così rappresentativi, perché i meccanismi all'interno dei partiti sono svuotati di quella democrazia che dovrebbero poi rappresentare sul territorio. Allora è chiaro che noi dobbiamo affidarci ad altre istituzioni se quelle vecchie non si vogliono rinnovare. Cioè non se ne vogliono andare da quella sedia che non possono occupare se ragionano in quella maniera, perché sono essi stessi corrotti. Voglio dire...